Ciao, allora, spesse volte mi viene chiesto quali siano i miei prodotti Mac preferiti. Certe volte mi chiedono quali sono i tuoi 5 prodotti, i tuoi 10 prodotti preferiti e quelli che consigli. Allora, vi farò vedere i miei 10 prodotti preferiti, però fatemi anche dire che quasi tutti questi prodotti possono essere, non sono unici e soli, si possono trovare sempre delle alternative. Comunque, cominciamo subito. Ma veramente qualcuno no, è unico e solo. Cominciamo subito dal mio rossetto preferito, che è il Blanketi, che ormai voi lo conoscete perché l'avrò messo 250.000 volte ed è questo colore nude che giusto oggi non ho sulle labbra. Un altro rossetto che mi avete anche visto non spessissimo, ma in qualche video ce l'ho, è il Russian Red, bellissima tonalità di rosso e credo che un rosso e un nude siano sicuramente colori che devono esserci nella trousse di ogni donna e soprattutto dei colori un rosso e un nude che siano appunto che stiano bene perché ci sono talmente tanti rossi e nude che veramente. Altro prodotto per le labbra, lucida labbra, e questo è il Dazzle Glass. Allora, sono 10, però non faccio, sai, dal primo al decimo o viceversa, completamente. Sono mix and match. Questo colore è il Bare Necessity, che sta veramente bene con il Blankety, lo adoro assolutamente. Altro prodotto che mi piace moltissimo ed è uno dei pochi primer che ha una. Io non ne conosco altri primer con una protezione così alta. Comunque, questo ha la 50 ed è il della linea Prep Plus Prime, Prep and Prime di MAC con protezione 50. Fantastico d'estate soprattutto. Altro prodotto, edizione limitata, è il Fix Plus Rose, che è il fissatore tuttofare della MAC, praticamente ottimo per rinfrescare il trucco, per fissarlo alla fine, per spruzzarlo sul pennellino, per l'ombretto, per rendere ovviamente l'ombretto più con un colore più vivace. Devo dire che dura tantissimo anche, dura veramente tanto come prodotto. Un altro prodotto per gli occhi, della linea Paint Pot, è sicuramente il Bare Study. Bare Study, perché mi piace? Allora, mi piace perché allora, c'è il Painterly che ha un colore opaco ed è ottimo come primer. Questo invece mi piace perché va benissimo, è della stessa linea, può essere usato come un primer, però anche da solo è fantastico perché è luminoso come colore, quindi ha quel tocco in più rispetto al Painterly della stessa linea. Poi, pennelli li consideriamo un unico articolo. Allora, come pannelli di Mac, io ci sono due pennelli che mi piacciono tantissimo, molto più degli altri. Uno è il 2,19, perché è fantastico proprio per sfumare, e l'altro è il 2,39. Quindi questi sono i miei due pennelli di MAC preferiti. Ce ne sono altri, però questi, se devo scegliere solamente, visto che sto facendo una lista dei miei prodotti preferiti, allora di MAC prendo sicuramente questi due pennelli. Poi,
come potevano non esserci. Ciglia di Mac, queste sono le numero 34. Fantastiche, io adoro, lo sapete, adoro le ciglia di Mac, adoro la qualità, il fatto che le metto e le rimetto diverse volte, e mi piace, ottima qualità, mi piacciono, lo sapete, io sono veramente una patita delle ciglia finte. Però devo dire, allora, il mio prodotto preferito in assoluto, alla fine sì, ho fatto, no, dal numero 10 al numero 1. No, però sicuramente per questo prodotto, per me è sicuramente il numero 1. Ed è il correttore della MAC. Il mio colore è NC20, quindi è un cool, un colore freddo, tra virgolette, una tonalità fredda, perché ovviamente ci sono W che è warm, quindi con un sottotono dorato, mentre questo C quindi ha un sottotono neutro. Mi piace tantissimo, se lo volete vedere all'opera date un'occhiata al mio video sulla base, e per me è fantastico, io lo uso, lo utilizzo ogni giorno e non ho mai problemi di prodotto dentro le rughette. E lo trovo anche, per me anche leggermente idratante come prodotto, mi piace la protezione 35 che è fantastica, quindi per me questo medaglia d'oro sicuramente. Poi ovviamente ci sono altri prodotti che mi piacciono tanto, come alcuni pigmenti, alcuni ombretti, però sicuramente l'ho detto, alcune cose si possono trovare, soprattutto adesso ci sono delle nuove compagnie cosmetiche che devo dire stanno facendo dei prodotti veramente molto belli, molto pigmentati, e spero di provarne qualcuno, tipo Beach Slap Cosmetics, ho fatto il concorso, ancora non ho provato niente della loro linea, però da quello che ho visto, molto 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 belli come colori, colori poi insomma che generalmente piacciono a me, i colori che si vedono, i colori forti, i colori d'impatto, belli, molto molto belli. D'accordo? Credo che sia tutto. Un bacio, ciao!